Il segretario della CGIL Mimmo Laganà si rivede in una delle immagini scattate durante il blocco autostradale dei Portuali e sa che per lui la notifica di un decreto di condanna è questione di ore. Il sindacalista, assieme a quasi 200 lavoratori del termine di Gioia Tauro e ai colleghi di tutte le sigle, il 14 aprile scorso, per strappare un tavolo di trattative a Roma, trasferì la protesta, che durava da giorni, allo svincolo di Rosarno. Credo che sia stata meno di un'ora il blocco all'epoca. È stato un giorno in cui i lavoratori hanno toccato con mano proprio l'estrema disperazione. Ormai si usa attirare l'attenzione di quella che è la politica, di quelle che sono le istituzioni, cercando di dare un opportuno segnale proprio di quello che è la realtà dei fatti. Cioè, sconfitta politica e deriva giudiziaria di una vertenza che non ha poi evitato il licenziamento di 377 lavoratori di MCT. Nuovi giorni di passione quindi per la CGIL, col segretario regionale della FILT Salvatore La Rocca, che tiene aperta la struttura per quegli operai trovatisi a dover contrastare la doppia scure di uno Stato che applica le leggi e di un'azienda in crisi. E stanno arrivando dei decreti penali di condanna per il pagamento di una multa, di una pena pecuniaria, di una multa di circa 3.750 euro. Tecnicamente il decreto penale di condanna è opponibile nel termine di 15 giorni. Gioia Tauro si conferma epicentro di lotte finite con svolte penali per la difesa del diritto al lavoro. Non a caso negli anni 80 il ministro Minniti, allora giovane dirigente del PC, iniziò da qui la sua palestra politica fortunata. Un territorio che è una polveriera, però oggi come ieri da macelleria sociale, che Domenico Nasso, anche lui portuale e dirigente della FILT, racconta così. La situazione che vivo io è paradossale. Io mi trovo in una triplice situazione. Io mi trovo a rivestire l'incarico di dirigenza sindacale, mi trovo ad essere un lavoratore licenziato e mi trovo ad essere quasi ad avere il primato, perché sono uno dei primi che ho ricevuto una condanna per il blocco autostradale. Agostino Pantano per la CNews 24.